si lascia il rifugio Nuvolao dopo un'alba fantastica e ci si avvia verso il rifugio Staulanza. Una lunga camminata ci aspetta. Arrivati al rifugio Averao, proseguiamo verso il Passo Giao. La nostra destinazione, rifugio Passo Giao o il Passo Giao. Destinazione, primo checkpoint di giornata più che destinazione. Arriva con passo lentissimo, a sorpresa, oggi Elisa è lenta. Ah, ha fatto video! Confessa. Dietro di noi il Ragusela, questo significa che siamo arrivati praticamente, ancora ci mancano 5 minuti, al Passo Giao. Lasciamo il rifugio Passo Giao e ci dirigiamo verso Forcella Giao. Dopodiché davanti a noi si dovrebbe aprire il Pelmo, si dovrebbe vedere il Pelmo. La salita tanto amata da Elisa. Arrivati in Forcella Giao.
ed ecco Elisa provata. Ma quello lì è la nostra destinazione di domani, il civetta, e noi penso che dobbiamo salire da quella stradina che c'è lì, che sa. Elmo e civetta. Alla nostra sinistra il pelmo gigantesco sopra le nostre teste. Noi camminiamo da sempre ormai, ancora siamo distanti dalla meta. Lasciamo il rifugio Città di Fiume alle nostre spalle. Sovrastati dall'immensità del pelmo. Spettacolo! Siamo nell'ultima parte del boschetto che ci porta al passo Staulanza. Finalmente un po' di ombra. Oggi bello il sole, eh? Bellissimo. Ma quando devi camminare dalle 8:30 alle arriveremo alle 5:20, quasi ininterrottamente, un po' di ombra non farebbe male. E lì si fuga per la vittoria. Abbiamo intravisto la destinazione di oggi. Siamo quasi. Eccola. Ce l'abbiamo fatta. Profumo.
Massimo, civiltà, lenzuola. Il bagno con la doccia. Che spenta, ma non me frega niente.